Qualche giorno fa ho ricevuto una sorprendente telefonata di Andrea Soffientini che mi raccontava che sarebbe andato a farsi dei plantari e la prima cosa che mi ha chiesto era se fossi interessato ad accompagnarlo per capire come funzionava il processo, ma la prima cosa che invece io ho fatto è stata chiedergli quale fosse la ragione che lo portava a questa decisione. Guarda, un po' per curiosità, mi hanno parlato di Francesco, abbiamo fatto più che altro una chiacchierata all'inizio e mi ha convinto su una cosa di cui, cioè, mi ha dato una conferma su quello che pensavo sul mio essere, che ero già abbastanza storto e mi ero raddrizzato con la corsa, e quindi lì mi ha convinto, perché ce l'avevamo più o meno la stessa idea, quindi mi ha detto solamente che dovevamo andare a fare un plantare di riposo, tra virgolette, un plantare che mi aiutasse nell'ammortizzazione. In effetti adesso che lo sto provando sento una cosa diversa e sento anche le scarpe da corsa un pochino più secche e molto più morbide. Non in tutte, perché come ben sai la vapor, per dire, non si può togliere il plantare, boh. E anche questa cosa l'ha detta nella chiacchierata Francesco, 10-20 km di gara una volta, così ogni 3-4 settimane, non sono loro che ti portano gli infortuni. Poi in generale, anche come ha detto lui, ormai sono talmente storto che mi sono raddrizzato nel mio, che non ho infortuni da un po'. Adesso esco da qua, mi parte un tendine, però e quindi no, credo che le utilizzerò nelle corse lente, magari quelle di recupero, così non sto a diventare matto a cambiare sempre nelle scarpe da tutti i giorni sicuramente. Beh, se è storto lui, immaginiamo tutti gli altri. Una volta capito che questa era la sua decisione, ho anche incontrato Simone, un suo allievo, che alla prima maratona a Reggio Emilia 2021 ha corso la maratona in 3:13. Spinto dalla curiosità, gli ho chiesto quale fosse la ragione per la quale il plantare potesse essere per lui necessario. Simone, preparatore atletico ed ex ranista, ha un problema di pronazione, problema accentuato con l'aumento dei chilometri, e questa è probabilmente la ragione per i plantari. Ad ogni modo, sentiamo cosa ci ha raccontato. Correndo ho riscontrato dei problemi, soprattutto dopo aver preparato la prima maratona. Ho avuto un infortunio di contratture varie legate al mio appenso, al mio appoggio del piede, che mi ha tenuto fermo un mese, e quindi cercavo una persona che mi consigliasse, più che altro al di là della scarpa, proprio a 360 gradi mi facesse capire come io lavoro durante la corsa, come appoggio il piede, che cosa faccio e quali sono le soluzioni da adottare. Reggio Emilia era la mia prima maratona, dicono che sono andata bene, poi non lo so, però comunque sì, sono soddisfatto. Dopo la gara sono arrivato che praticamente penso che zoppicavo, cioè non mi si reggeva le gambe in piedi, e dopo la maratona ho comunque continuato ad allenarmi fino al 12 dicembre, quindi fino a Natale, per altre 2 settimane. Da Natale poi ho sentito comunque dolori che avevo già un pochino in preparazione, ma tenevo botta per riuscire ad arrivare in fondo. Quindi da Natale fino al 31 gennaio, inizio febbraio, quindi un mese abbondante, sono dovuto star fermo, 6 settimane circa, 5-6. Sono andato al fisioterapista, ho fatto un attimo le vacanze di Natale, poi sono andato dal fisioterapista, e mi ha aiutato manipolando tutto, mi ha trovato bene la muscolatura sulla quale era più contratta, quindi si parlava dei vari flessori lunghi delle dita, e poi ho fatto esercizi di rinforzo per la muscolatura, di allungo e esercizi propriocettivi di rinforzo per la stabilizzazione della caviglia, che poteva essere uno dei problemi principi, delle cause principe per cui mi è nato poi tutto il problema di sovraccarico. Nonostante tutto ciò non sono riuscito a trovare una soluzione completa, nel senso che comunque adesso a correre sento il piede più stabile, la caviglia diciamo che si muove meno, però comunque adesso ho iniziato a correre anche in pista, cosa che non facevo prima. Sento dei forti sovraccarichi legati a tutta la muscolatura, diciamo, posteriore della gamba, soprattutto comunque polpaccio, a volte anche il tibiale, quindi mi accorgo soprattutto quando mi stanco che non appoggio bene il piede. Avevo proprio bisogno di una persona che mi aiutasse a capire un pochino il mio appoggio a 360 gradi e mi aiutasse poi a correggere. Sono rimasto affascinato dalla scelta di questi atleti, e soprattutto ho voluto intervistare Francesco, che gestisce questo negozio che effettua dei plantari personalizzati, per chiedergli come realizza i plantari e soprattutto qual è il processo
che spinge un atleta a andare in questa direzione e come valuta la preparazione di questi plantari. Abbiamo fatto un esame baropodometrico in gait analysis. Abbiamo visto che crolla un pochettino in pronazione, che è il motivo per cui mi è venuto a trovare. E quindi adesso studieremo un plantare in maniera tale da poterlo aiutare. Gli abbiamo fatto un esame baropodometrico statico, che fondamentalmente serve a fare la fotografia della situazione da fermo, quindi vedere il suo baricentro e i suoi carichi. Abbiamo fatto l'esame in statica camminando, e quindi l'ausilio della baropodometria che ci fa vedere come appoggia il piede, e la videoanalisi in maniera tale da analizzarlo. Naturalmente questo esame poi viene rifatto correndo in maniera tale da andare a valutare come e quanto lui appoggia a terra il piede e come si muove l'articolazione sia del ginocchio sia della caviglia, e quindi andare a valutare quanto il piede crolla in pronazione e vedere quanto si può correggere. Fondamentalmente il nostro amico porta delle scarpe un pochettino troppo leggere per la sua struttura di piede, e quindi andare a valutare anche una scarpa un pochettino più strutturata, perché comunque la scarpa è sempre il valore aggiunto a quello che è un plantare. E poi abbiamo rilevato il calco per andare a costruire il plantare su misura che lui utilizzerà per correre, in maniera tale che questo difetto di iperpronazione, che gli crea comunque un'infiammazione a livello tendineo, si possa correggere e quindi aiutarlo. L'esame baropodometrico, la gait analysis, ci dà dei dati analitici, poi si va a fare la biomeccanica del piede, quindi si va a vedere manualmente sul piede quanto si può correggere e quanto lui crolla. Durante l'intervista è emersa anche la necessità di parlare di scarpe e la relazione tra scarpe e plantari. Gli ho chiesto due cose, in particolar modo quali scarpe suggerisce per un atleta amatore che avesse problemi di postura, e vediamo cosa ci ha detto. Sicuramente dipende da che tipi di lavori lui deve fare. Nel momento in cui si lavora con i lunghi e quindi dei carichi abbastanza importanti, io consiglio sempre le A3. Nel momento in cui c'è una struttura muscolo-tendinea importante, non ci sono infortuni, non ci sono problemi a livello articolare o tendineo, la A2 è la scarpa che ci permette di poter andare più forte, più veloce. Ogni atleta poi va a studiare, a capire in maniera molto soggettiva. Il plantare viene studiato per aiutarci, quindi in base alle condizioni dei suoi allenamenti e di quello che lui sta preparando, riterrà opportuno utilizzare il plantare sia nella vita quotidiana, sia nei lunghi, sia nei lavori in pista, o banalmente solo durante i lunghi e nella vita quotidiana e non in pista, sempre in proporzione a quello che è la sua forma. Le scarpe A4 io le sconsiglio per il semplice fatto che magari possano dare una correzione non adatta in proporzione a quello che è il ginocchio valgo o la pronazione della persona, o magari ci sono delle situazioni in cui una persona è sovrappeso, ha un'iperpronazione molto marcata, e quindi lì bisogna lavorare per forza con una 4, perché come ho detto prima la scarpa è il valore aggiunto a farmi lavorare bene il plantare, ma naturalmente a far stare bene l'atleta. Adesso abbiamo fatto la valutazione, tra qualche giorno ci rivedremo con le sue scarpe, quindi sia con le A2 sia con le A3, scarpe che lui già conosce e già ha messo in pista. Andremo banalmente a togliere la soletta predisposta all'interno della scarpa e l'andremo a sostituire con il plantare. In quel modo andremo a rifare il test che abbiamo fatto oggi per valutare quanto lui va ad apprezzare quella correzione, e naturalmente grazie all'ausilio della macchina andremo a vedere quanto realmente sta correndo meglio, e quindi il piede ha un supporto. Una volta che viene consegnato il plantare chiedo sempre un feedback nel giro di 1-2 mesi, in maniera tale da vedere come lui si trova e come sta portando il plantare. In base a quello, se non si è raggiunta la perfezione
chiediamo sempre all'atleta di rivederci, perché il plantare, a differenza di una scarpa acquistata, il plantare si può sempre modificare, alzare, abbassare, rettificare. Se invece va tutto bene, quindi tutto fila liscio, il controllo a 6 mesi è obbligatorio, obbligatorio fondamentalmente per verificare che tutto stia procedendo per il meglio, il plantare stia mantenendo le sue correzioni, la sua elasticità e che naturalmente l'atleta lo stia portando in maniera piacevole. Non ci dobbiamo mai dimenticare che il piede comunque è fatto di ossa, legamenti e muscoli, quindi comunque va allenato anche il piede, al di là del plantare che ci aiuta. Il piede va sempre allenato come qualsiasi parte del corpo. Una volta che la scarpa è arrivata a fine corsa, lui andrà in qualsiasi negozio di sua fiducia, farà la stessa operazione che faremo qui, quindi andrà a togliere la solettina e andrà a sostituire il plantare con la solettina, proverà la scarpa, avendo acquistato quella capacità di sentire il piede più comodo, sarà molto più veloce ed essere in grado di capire se la scarpa va bene oppure no. È una capacità che si acquista a pelle. Tra l'altro sarebbe davvero eccezionale se vi poteste iscrivere al canale per non perdere ulteriori recensioni di scarpe, di tecnologia, di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io, come al solito, vado a bermi un coffee. Ciao!